Ci troviamo nella seconda zona industriale di San Ferdinando, dove c'è la famigerata Tendopoli. La Tendopoli ad oggi versa in uno stato di degrado assoluto, mancano i servizi necessari, diciamo manca tutto, manca il necessario. Il 31 dicembre 2021 c'è stato l'ennesimo incendio, per fortuna nessuna vittima, in quanto anche il presidio dei Vigili del Fuoco, che è in maniera permanente qui, si è adoperato affinché domasse l'incendio. Si deve dare quella dignità assoluta che ogni essere umano deve avere. Abbiamo chiesto un incontro col prefetto, il prefetto ci ha incontrato e abbiamo deciso assieme di smantellare la stessa Tendopoli e creare un nuovo insediamento. Questo nuovo insediamento dovrebbe sorgere a un paio di chilometri da qui e quindi sorgeranno dei moduli abitativi. Credo che questi moduli abitativi non debbano e non saranno una soluzione definitiva, ma quanto una soluzione provvisoria. Avevamo chiesto e pare che poi la nostra istanza è stata anche accolta nel Consiglio Territoriale dell'Immigrazione, che vengano anche sfruttati le case sequestrate all''Ndrangheta. Il problema qua, la bagna tutto è rotto, la corrente non c'è dentro di casa, non c'è questa casa, non c'è. Noi dormire freddo, ancora andato a lavoro la freddo, la campagna, è tornato ancora freddo. Questa è la moschea. Puoi pregare qua. Le condizioni che voi potete testimoniare e documentare rappresentano proprio e indicano bene anche la necessità di uscire fuori, di superare anche questa condizione di degrado. E in questa direzione noi abbiamo lavorato costruendo un percorso con la regia anche del prefetto Mariani, ma anche della Caritas e di tutte le altre associazioni che collaborano qua con noi. Naturalmente c'è la necessità di abbattere ormai questa situazione che è caratterizzata dal degrado e dall'esclusione, e quella di dare naturalmente una soluzione dignitosa, alloggiativa dignitosa. Per questo è stato indicato anche un sito sul quale sarebbe possibile realizzare anche una foresteria. C'è la regione che adesso ha mostrato grande attenzione intorno a questo problema e ha firmato anche un protocollo d'intesa con il quale si impegna naturalmente a realizzare concretamente questo nuovo insediamento alloggiativo, sia per i ragazzi migranti qua della Baraccopoli, sia anche per i migranti che vivono negli altri insediamenti informali che sono sparsi qua sul territorio.